Questo signore qua mi ha mandato da 16, no, 17 agosto. Sì, sì. Tonino, D'Urso, Antonio, tu mi hanno ripigliato che ti hai chiamato Tonino. Ma è di fatto mi chiamando. Beh, Tonino non faccio più. Sbagliato. Beh, oh, no, no, non è sbagliato, per i paesani no? sotto. Tonino, la gente che te conosce. Di fatto, pure a Prato, la signora Andutta mi chiama Tonino. Dice, ma come si chiama Antonio? Quando ti ho mandato un video. Sì, infatti. Allora, questo signore qua. Questo signore qua, vabbè, non è che ti ha già presentato la gente di Montacuto. Però dobbiamo dirlo. Con questo signore stiamo progettando una cosetta simpatica. Infatti. Una cosa bella legata a una serie di filmati che Tonino, la prima chiama Tonino. Sono parlato con Antonio sbagliato. Che Tonino ha girato a Montacuto negli anni Ottanta. Io li ho visti, ho pianto perché sono filmati stupendi, veramente. Infatti, emoziono pure a me. È bello, Tonino, veramente bello. Noi abbiamo usato qualche filmato per lo speciale. Quello del calcio. Esatto, del torneo. Ed è qualcosa di meraviglioso. Quello di Clementina è ancora meglio. Zi Clementina, lo tabacco e lo bar. Sì, lo bar. Caio con a carte. Io già stato a Duanna. Danaro gliel'ho detto, insomma, ho detto poi le porterò un breve copia. Video, sì, per farglielo vedere, perché comunque è proprio bello. Difatti. E poi ci sta Montacuto, tutto il paese com'è, perché comunque Montacuto non è cambiato assai, però qualcosa è cambiato, per esempio il parco qua all'ingresso, che prima stavo il monumento con le siepi. Poi c'è un altro pezzo di filmato quando sono a Trebbialugrana. A Trebbialugrana, verso la Paolina. Fontana Vecchia. Alla Fontana Vecchia, lui era. Mamma mia, che spettacolo. Allora, mo piano piano lavoriamo a una cosa, mo però ce la studiamo insieme. Vabbè. Facciamo una cosa fatto bene per tutti i mandautisti. Intanto stiamo, andò Stivo qua? Via Rotabile. Ah, la via nuova, bello. Oggi c'è un cielo grigio. L'aria fresca. 17 agosto, qualcuno qua mandato sta con le stufe. Non guardate a me che no, sta che con perché sennò siete buciarde. Fino a quando stai qua, Tony? Sabato. Allora. Sabato mattina me ne vado con Giovanna Milano. E salutiamo a Giovanna. Allora, mo facciamo una bella cosa. Tu questo video lo vedrai quando sarai a Prato. Ok. Perché io lo metterò tra qualche giorno, insomma, sì, che sì. Qua con internet si mancano un po' così. Fai un saluto intanto a tutti i mondacutesi che ci vedranno in questo video. Tutti i mondacutesi vicini, lontani. Vicino, lontano, è un po' più lontano e più lontano ancora. Arriva tra qualche mondacutesi sopra la luna, perché i mondacutesi sono ovunque. Di fatti. Salutali a modo tuo, vai. Allora, cari amici mondacutesi di vecchia e nuova data, e vi saluto tutti, e un abbraccio e con tanto amore. Perfetto, adesso però facciamo un saluto, anzi fai un saluto a te stesso che vedrai questo video e sarai lontano da Montacuto e giustamente avrai un po' di sofferenza. Che giustamente... già mi ha avviato. Tu, capito? Cioè, già siamo oltre. Siamo come si dice, in attesa di piangere. Quindi tu mo... ti mandi un messaggio e lo vedrai quando sarai a Prato, quindi okay. Di qualcosa a te stesso nel futuro. Allora, caro Antonio, soprattutto, sì. Di rivederci a Montacuto. Spero di rivederti. Sì, a Montacuto, più presto possibile. Ciao a tutti, grazie. Ciao dalla Via Nova, dall'amico Antonio D'Urso, detto Tonino. Ok. Ciao. Ciao.